Buonasera e ben ritrovati dal TG di Sassuolo oggi. Si aprono questo giovedì a partire dalle 12 i termini per partecipare al bando affitti 2024 che assegnerà i contributi regionali intercettati nei mesi scorsi dall'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico. Le risorse sono destinate al supporto dei cittadini residenti nel distretto in difficoltà nel pagamento dell'affitto. Per presentare la propria richiesta di contributo, oltre ad essere titolari di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, occorre avere un ISEE inferiore a 6.400 euro. La domanda dovrà essere presentata entro le 12 di martedì 15 ottobre e l'assegnazione del contributo agli aventi diritto avverrà secondo le graduatorie fino ad esaurimento dei fondi disponibili. Sul sito dell'Unione dei Comuni è stato pubblicato l'avviso contenente informazioni circa l'importo massimo erogabile e le condizioni per l'ottenimento. Riprendono le attività di Sonus Academy dopo la pausa estiva. Il programma, come sempre, è vasto, riguarda lezioni su diversi strumenti e sul canto. Ecco le anticipazioni. Alessio, si può dire che l'estate è finita e si ricomincia con la scuola, già fatto, ma anche con Sonus che ha al suo attivo già l'esperienza per cominciare con un buon programma. Sì, Sonus Academy riapre le porte con grande carica e voglia di fare. Noi poi siamo fortunati perché parliamo di musica e quindi abbiamo questo grande privilegio di parlare di un argomento che è piacevole per tutti. Sonus Academy propone da quest'anno corsi per tutte le età, quindi da 0 a 36 mesi con il corso Dolci Suoni, dedicato ai bambini e con i genitori, da 3 a 5 anni, propedeutica musicale, dove si affrontano argomenti come l'educazione ritmica, il canto, il movimento, le basi insomma della musica, e poi dai 6 anni in poi proponiamo sia corsi collettivi che corsi individuali di piano, chitarra, batteria, basso, canto. Abbiamo anche corsi collettivi di chitarra e di musical, che quest'anno, grande novità, sarà dedicata anche ai più grandi, viste le grandi richieste. E durante questi corsi di musical i ragazzi potranno affrontare le diverse discipline del musical, che sono il canto, la recitazione e la danza. C'è da che lustrarsi gli occhi, ma c'è anche da far venire l'acquolina in bocca, perché grazie anche a voi, al lavoro che avete fatto in questi anni, c'è un fermento abbastanza elevato tra la gente e tra coloro che sperano che i propri figli si avvicinino alla musica, che è un'arte poi formativa. Sì, è un'arte formativa, ma non solo, è una ginnastica per l'anima, per la mente, per la memoria, è un modo per diminuire lo stress e noi diamo spazio a chi vuole far diventare la musica la propria professione, ma anche a chi vuole far sì che rimanga un hobby e quindi passare delle ore piacevoli. Diciamo, quali sono i modi più semplici per contattarvi e da quando partite? Allora, tutti i contatti sono sul nostro sito, sonusacademy.it, su Instagram, Sonus Academy, su Facebook, si può chiamare il numero di telefono indicato nella bio, oppure mandare una mail a sonusacademysassuolo@gmail.com con un proprio contatto e verrete richiamati al più presto. Ed ora passiamo allo sport. Nella tappa di sabato 14 settembre a Villanova Solaro, la scuderia Piede Pesante si è laureata campione d'Italia.
Si tratta del quarto successo consecutivo con una giornata di anticipo. Il trattore Stars and Stripes, guidato da Mauro Pellegrino, si è aggiudicato la vittoria con 6 metri di distanza da Black Devil, guidato da Ferrario Francesco. Il prossimo appuntamento si svolgerà il 5 ottobre a Villafranca Padovana, passerella per il team sassolese. Tanti sono i primi posti conquistati dal baby team Yakko Bike nella gara su strada a Sorbara. Nella categoria PG 5-6 anni al primo posto Christian Budeanu, nella categoria G2 8 anni primo posto Ascari Nicolò, nella categoria G3 maschile 9 anni primo posto Samuel Cappelletto e al quarto posto Federico Cadoppi e nelle G3 femminili primo posto per Emilina Budeanu. Mentre nella stessa giornata Luca Gaetti della categoria G2 taglia il traguardo al terzo posto nella gara di mountain bike a Bologna. E il fratello minore Matteo Gaetti della categoria PG conclude con un ottimo sesto posto. Dal TG di Sassuolo oggi è tutto, vi diamo appuntamento a domani e vi auguriamo una buona serata.